Ebbene sì, Razer ha fatto degli smart glass, ma nemmeno degli smart glass qualunque, ma degli smart glass gaming. Detta così suona veramente altisonante, in realtà le cose sono forse un pochino più terra terra, tanto che a dirvela tutta non so nemmeno se smart glass sia proprio... Il termine corretto per definire questi Razer Anzu. Ora ovviamente vi spiego come mai, ma non prima di ricordarvi che se questo video poi vi piacesse, fateci sopra un bel like e iscrivetevi al canale, almeno è il modo più facile ma più efficace per supportarci. Veniamo a noi però. Allora, cosa sono i Razer Anzu? Ok, sono degli occhiali, ma nella pratica immaginateveli esattamente come degli auricolari true wireless, perché di fatto lo sono. Su ciascuna delle due stanghette ci sono degli speaker che ovviamente butteranno l'audio poi verso il basso, verso i vostri orecchi, due connettori per la ricarica, il cavo biforcuto è fornito in confezione, è un cavo magnetico, ma attenzione perché non si aggancia indifferentemente da una parte o dall'altra, dovete azzeccare la direzione giusta, un po' come le vecchie porte USB-A, quindi vuol dire che la sbaglierete sempre. E poi c'è un'area sensibile al tocco su entrambe le stanghette più o meno in corrispondenza della scritta Razer, e con questa che poi potete personalizzare tramite l'applicazione per Android e iOS in modo da avere le gesture che più vi piacciono. Potete controllare la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate, interagire con l'assistente vocale del vostro telefono, sia questo Siri o Assistant, appunto, indifferente. Ma non ci sono altre funzioni, cioè ci fate esattamente quello che fareste con un paio di classici e standard auricolari Bluetooth, perché di fatto questo è un dispositivo Bluetooth 5.1 che quindi si collega indifferentemente al vostro smartphone o al vostro PC o a qualunque altro dispositivo Bluetooth. Non ci sono diciamo, interazioni particolari, non ci sono funzioni smart in più. Eh, non immaginatevi una cosa alla Google Glass, questo non è un display dove posso vedere quello che accade nel telefono, non c'è una fotocamera, non ho interazioni particolari con le notifiche se non quelle che vi consente di fare il vostro assistente vocale. Su questo voglio essere ben chiaro. E a questo punto voi direte, dove sta il lato gaming? Allora, premendo 1, 2 e la terza volta tenendo premuto, si attiva il gaming mode. Gaming Mode, che in pratica è una modalità a bassa latenza che vi garantisce la maggiore sincronia tra quello che c'è sullo schermo del vostro PC e l'audio che sentite dai rese Ranzu. Il che può essere importante effettivamente, soprattutto per certi tipi di giochi, magari un FPS dove dovete sentire i passi del nemico prima che lui vi possa prendere alle spalle, ma che torna utile anche guardando un film o un video su YouTube. Se il labiale non fosse sincronizzato con quello che sentite, vi potrebbe dare fastidio. Ora, vi dico la verità, però. Indipendentemente dal gaming mood, per come la penso io almeno, un accessore come questo non è adatto al gaming. Mi spiego meglio, poi magari ditemi nei commenti se la pensate diversamente, forse è una fissa mia. Quando gioco, io non voglio sentire l'ambiente circostante, perché con questi occhiali che mandano l'audio sopra ai miei orecchi, sì, ok, sento l'audio del gioco, ma sento anche tutto quello che mi accade attorno. Sento se suona il campanello, il telefono, se mio figlio si mette a piangere: non lo voglio sentire piangere, voglio giocare. cioè, quando sto facendo una partita, soprattutto a certi giochi che richiedono anche una certa concentrazione, voglio qualche cosa che mi faccia astrarre dall'ambiente circostante e che magari mi regale anche un audio bello forte, e bello pompato. Poi ci torniamo eh, su, sopra fra un minuto. Come soltanto delle cuffie a padiglione o magari davvero dei buoni true wireless possono fare. Questo semplicemente è un'esperienza diversa che a parer mio non è quella ideale per giocare. Poi, ripeto, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Per quanto riguarda l'audio in senno, dicevo che ci sarei tornato su a breve, è buono, è meglio di quello che non avrei pensato, si sentono anche i bassi. Eh, però è ovvio che sia un audio diverso rispetto a quello che avreste con auricolari o cuffie che ve lo fanno sentire direttamente dentro il padiglione. Qui è comunque esterno. C'è più respiro, senz'altro. Sono dispositivi comodi che potete mettervi al mattino e togliere la sera. Vi sfido a farlo con dei True Wireless, ma anche con delle normali cuffie però comunque l'effetto audio che avrete è diverso. Tramite l'app c'è un equalizzatore che sostanzialmente nella modalità predefinita vi fa sentire un po' tutti i toni, nelle altre due esalta di più i medio-alti e quindi sono consigliati soltanto nell'utilizzo principalmente tramite chiamate, anche perché non vi ho detto che ci sono anche dei microfoni su questi occhiali, quindi li potete utilizzare tranquillamente anche in chiamata e l'audio chi vi sente lo sentirà bene non ho mai avuto problemi di ricezione e anzi molte persone con le quali ho parlato non avevano capito che ero comunque con un dispositivo bluetooth collegato e non con lo smartphone fatto sta che comunque sia per quanto buono possa essere non ha quell'effetto corposo e pieno che possono avere dei dispositivi che stanno più sul vostro orecchio non c'è comunque un grosso problema di privacy, nel senso che se io vado a far partire, per esempio, un video su YouTube, in questo momento il volume è al 55%. È più che sufficiente per me, per sentire bene quello che sta dicendo Emanuele nella sua recensione del ROG Phone 5, se me li tolgo già a questa distanza, non sento praticamente niente. E l'audio c'è. C'è perché è così vicino al vostro orecchio che non avete bisogno di volumi particolarmente elevati. Se anche lo vado a mettere al 100%, in questo caso sì, da questa distanza effettivamente lo sento. Però il 100% è un volume che utilizzerete principalmente all'aperto quando siete in un luogo rumoroso, quando volete appunto essere sicuri di sentire, perché ci sono altri suoni che vi danno noia, ma non in una stanza o in un ufficio mediamente silenziosi. Quindi gli altri non sentiranno il vostro audio e voi non darete il loro fastidio nella maggior parte dei casi, appunto. All'aperto, addirittura, il 100% potrebbe non essere sufficiente nel caso di traffico intenso vicino a voi o comunque di altri forti rumori. Perché sì, perché comunque è un audio che purtroppo lascia entrare tanti suoni ambientali. Il che ripeto, da un certo punto di vista, può essere un vantaggio, ma soltanto in determinati ambienti. Secondo me, infatti. Il vero utilizzo di questi occhiali è nella sfera lavorativa. Tanto più che queste lenti sono delle lenti che filtrano la luce blu per darvi quindi maggior riposo se doveste guardare a lungo un monitor. E allora voglio dire, ve li mettete al mattino, ve li potete togliere appunto tranquillamente anche la sera, li potete tenere anche durante le pause. Se andate in pausa caffè o in pausa pranzo, non credo che lo facciate con gli auricolari o con le cuffie addosso, non ho mai visto nessuno a un tavolo o a un ristorante, anche se non è il momento adatto per fare questi paragoni. Con delle cuffie in testa, ma con degli occhiali sì, e in questo modo li avete collegati al vostro telefono e potete sempre rispondere al volo alle chiamate. Potete sentire i suoni di notifica quando arrivano. Se avete suoni personalizzati, come ho io, per esempio, per le email, per Whatsapp, per Telegram, sapete che cosa vi è arrivato e se magari aspettavate un'email urgente, tirate fuori il telefono e rispondete, altrimenti lo ignorate. È una comodità sociale per certi versi che degli occhiali vi permettono, ma degli auricolari no. E si portano tranquillamente tutto il giorno. Sono un po' più grandi rispetto a degli occhiali normali, ma sono comodi. Tra l'altro, queste stanghette qua, che vedete, si piegano anche tantissimo, però non stringono molto. Questa è la montatura large, poi ce n'è anche una small, medium. Sono soltanto due taglie. E forse, forse vi consiglierei addirittura quella più piccola perché questi. Ballano abbastanza, a meno che non abbiate la testa particolarmente grande. Io andrei più sul modello più piccolo. Per quanto riguarda le montature, invece c'è questa eh, quadrata, ma ce n'è anche una più circolare. Anche lì è un po' una questione di gusti, e anche su quella circolare ci sono le due taglie. Small, medium e large. Per quanto riguarda invece l'autonomia, siamo su circa 5 ore, anche qualche cosina di più, il che vi permetterà di coprire, secondo me, abbastanza tranquillamente la giornata lavorativa. 5 ore di utilizzo continuativo, a meno che non abbiate Spotify continuamente in background, nel qual caso durante la pausa pranzo li ricaricate un po', difficilmente non riuscirete appunto a coprire tutta la giornata. E allora, a maggior ragione, secondo me, questi sono dei working glass più che dei gaming glass. Per quanto riguarda invece l'utilizzo all'aperto, non vi ho detto che in confezione ci sono anche delle lenti polarizzate che potete andare a sostituire a queste appunto che filtrano la luce blu. Nulla vi vieta, tra l'altro, poi di montare anche delle lenti eh, graduate. Non ho trovato però la guida che dovrebbe esserci invece sul sito di Razer, probabilmente ancora non è stata pubblicata su come fare per smontare queste lenti e montare d'altro tipo di lenti, perché comunque, viste così, sembrano ben agganciate agli occhiali e onestamente non volevo rischiare di romperli. In ogni caso, visto il tipo di montatura che è, non è una cosa che farete continuamente. Vado fuori e metto quelle polarizzate, torno e rimetto quelle eh, graduate o col filtro luce blu. È una cosa che una volta che decidete se utilizzarli all'aperto o al chiuso, Bene o male mi immagino che rimaniate sempre con quel tipo di lente lì e onestamente secondo me danno decisamente il meglio al chiuso piuttosto che all'aperto. Per quanto riguarda infine il prezzo, sono 209 euro sullo store ufficiale di Razer, è un prezzo che bene o male è in linea con quello dei true wireless di fascia un po' più alta, ma il paragone comunque finisce lì perché sì, sono uguali nelle funzionalità, ma il tipo di utilizzo è veramente molto diverso. E di fine conti va bene così, cioè questi occhiali alla fin fine Danno un'esperienza d'uso che non vi danno altri tipi di dispositivi e avere maggiore scelta dal punto di vista dell'utente è sempre un bene, soprattutto se questa scelta poi arriva con un prezzo che comunque non è fuori mercato. Se stavate pensando ad un paio di cuffiette, ma non vi sentite a vostro agio a portare appunto delle cuffie tutto il giorno. Questa potrebbe essere la valida alternativa che stavate cercando. Come sempre per ulteriori dettagli vi rimando alla recensione completa che ho pubblicato su smartor.it, il link è qua sotto in descrizione. Da parte mia come sempre un saluto e alla prossima.